antiche varietà di melo a rischio di estinzione. Di origine locale, ecco, la parola poi che si spreca ormai è autoctona, indigena per intenderci. Raccolta e utilizzo di sementi locali. Attualmente ci sono 14 vitigni considerati autoctoni. Di primo acchito ci potrebbero sembrare dei vitigni interessanti per la forma dell'acino, per il colore. Trois races autochtones du Val d'Ost, c'est-à-dire la Pirouge Valdotène, la Pinoire Valdotène e la Châtaigne Valdotène. Grazie a mio nonno che ho capito l'importanza e il valore dei vitigni autoctoni. Buonasera, sono Andrea Barma dell'Istituto Agricolo Regionale, ricercatore dal 1987, anche insegnante in ambito lattiero-caseario, quindi faccio parte di un settore che faceva capo a quello ben più ampio della zootecnia e dell'allevamento. Attualmente siamo in una fase di riorganizzazione dal punto di vista dell'attività di ricerca e sperimentazione, comunque il ruolo è essenzialmente quello di ricercatore in un team, in un'equipe. Quindi oggi parlo io a nome di chi lavora con me. Vi parlo oggi di biodiversità microbiologica. Ora, la difficoltà che ho sovente dal punto di vista didattico è di far capire le cose che non si vedono a occhio nudo. I microbi, i batteri, non si vedono a occhio nudo, tant'è vero che è necessario un microscopio o addirittura delle tecniche più sofisticate. Quindi quando si parla di biodiversità in ambito microbiologico, bisogna fare uno sforzo di astrazione che stasera vi chiederei di fare. Perché dico questo? Perché è impossibile fare un formaggio senza due passaggi. Uno è la coagulazione, quindi il latte che solidifica, quindi diventa semisolido, poi spurga e ci sono tutte le fasi tecnologiche. L'altra è la fermentazione, che assolutamente non si percepisce ad occhio nudo, ma è un fenomeno, noi diciamo biochimico, comunque un fenomeno di trasformazione, per cui i componenti, certi componenti del latte, si trasformano nei componenti del formaggio, cioè il latte che diventa formaggio. In questo senso i batteri lattici sono essenziali. La difficoltà sta nel farli vedere. Ecco, il laboratorio ci aiuta. Questa è una piastra, una capsula Petri, in cui sono visibili delle colonie di batteri lattici. Di batteri lattici che sono stati prelevati, quindi tirati fuori, se vogliamo semplificare, da pasta di fontina. Quindi il nostro laboratorio, che utilizza professionalità comunque molto specializzate, ma anche attrezzature tecniche, è in grado di entrare in un formaggio e tirarci fuori i batteri lattici. Ripeto che per fare un formaggio sono indispensabili. Per fare fontina ci vanno i batteri lattici della fontina e tutto quello che vi sto dicendo questa sera ruota in questa tematica. I batteri lattici, come in tanti altri esseri viventi, sono tantissime le specie diverse. Questa si chiama biodiversità. Ora, la fontina ha la sua biodiversità e quando si è capito in qualche modo che non se ne poteva fare a meno e che con il passare del tempo comunque succedeva che se ne ritrovava sempre meno nel latte di partenza, e beh, si è capito che si doveva correre ai ripari. Correre ai ripari cosa significa? Beh, andiamo a raccogliere e salvaguardare quei batteri lattici che magari ci sono ancora in certe situazioni. E siamo andati 20 anni fa e anche più. Mi piace anche citare comunque il canonico Vaudin, che era stato molto lungimirante. Nel 1958 si laurea con una tesi di laurea sulla microflora lattica nel formaggio fontina, quindi parliamo di veramente decenni e decenni fa. Beh, noi 20 anni fa, accorgendoci che comunque questa biodiversità si stava impoverendo, abbiamo detto qua bisogna che ci diamo una mossa, andiamo nelle situazioni in cui probabilmente li troviamo ancora
li acciuffiamo e vediamo di studiare. Così è stato fatto. Adesso chiaramente banalizzo tutto questo, richiede chiaramente dei protocolli sperimentali abbastanza rigorosi. Lasciamo perdere le levatacce molto prima dell'alba per arrivare negli alpeggi, perché effettivamente abbiamo deciso di andare negli alpeggi d'alta quota, laddove in qualche modo comunque c'erano ancora condizioni legate all'ancestralità, a quello che veniva fatto 50, 100, 150 anni fa. Quindi per capirci, non erano ancora arrivate le mungitrici meccaniche, i detergenti di ultima generazione, un uso in certi casi, come si assiste inevitabilmente, di farmaci per curare le patologie degli animali, quindi una sorta di riserva indiana in cui si sperava di andare a trovare ancora microflora lattica di origine locale, ecco, la parola poi che si spreca ormai è autoctona, indigena per intenderci. Siamo stati fortunati perché abbiamo trovato tanta roba, come si dice, al punto che a oggi abbiamo una ceppoteca nel nostro istituto che colleziona 700-800 ceppi diversi di batteri lattici. Quindi veramente abbiamo fatto tanti prelievi, è vero, tanto lavoro su più anni, però siamo riusciti a mettere del fieno in cascina. La ceppoteca dell'Istituto Agricolo Regionale, in cui tra l'altro poi sono anche arrivati dei ceppi che erano stati collezionati dall'Università di Piacenza nei decenni precedenti, è un frigorifero un po' speciale e nelle sue dimensioni, perché è importante, con tanti cassetti in cui tutti questi batteri sono collezionati alla rispettabile temperatura di meno 80 gradi, quindi in condizioni che per i batteri consentono di ibernarli e quindi conservarli nel tempo. Il sogno, ecco, di noi esseri umani, con i batteri ciò è possibile con qualche accorgimento. Bene, una volta che abbiamo collezionato questo materiale si è trattato di studiarlo e il laboratorio chiaramente qui ha dato il meglio di se stesso e laddove non arrivavano le capacità e le possibilità del nostro laboratorio ci siamo appoggiati a centri di ricerca anche più avanzati del nostro, quindi mi piace ricordare l'Istituto Veneto Agricoltura che c'è a Thiene in Veneto. Abbiamo collaborato molto bene nello studiare, nel caratterizzare, oggi non vi annoio con queste tematiche che sono veramente un po' da scienziati, per capire quanto potevano essere poi comunque, oltre che raccolti e salvaguardati, utilizzabili nella pratica. Perché come vi dicevo all'inizio, il problema nel latte già in quegli anni è che si stava via via diradando la presenza di questi batteri che nel latte crudo una volta c'erano, ce n'erano anche tanti e via via si sono persi. È vero che nei 6-7-800 che abbiamo collezionato abbiamo poi concentrato la nostra attenzione su poche decine, anche perché poi è una questione di tempo e di soldi sostanzialmente, e quindi ci siamo concentrati, neanche a farlo apposta, su quei ceppi, noi li definiamo ceppi, quindi su quei batteri interessanti che avevamo isolato dalle fontine che ne erano derivate dai prelievi che avevamo fatto e quindi quelle che ci erano piaciute di più, quelle che erano venute sinceramente molto meglio delle altre e che quindi rispettavano quella che noi poi chiamiamo tipicità, la fontina che sa di fontina. A quel punto c'è stato un passaggio chiave: vedere se effettivamente da questi batteri era possibile ottenere un coadiuvante, qualcuno lo chiama anche banalmente fermento, quindi un liofilizzato, che è fatto da miliardi e miliardi di queste cellule che possono essere conservate a meno 80, ma si conservano vitali anche liofilizzate, salvo poi alla necessità aggiungere a piccolissime dosi nel latte al momento della caseificazione. Lì siamo entrati in una fase sperimentale nel nostro caseificio in Monferrin, in cui abbiamo fatto tante fontine utilizzando le varie miscele, perché poi si fanno anche dei cocktail, si definiscono proprio cocktail come al bar quando si fa l'aperitivo, quindi delle miscele di ceppi diversi
che possono dare delle performance diverse e che si ripercuotono poi sostanzialmente sulla qualità del prodotto finito. Perché dico questo? Perché lavorando del latte crudo appena munto, come si fa nella fontina due volte al giorno, ormai in pochissime realtà, a livello non regionale, non nazionale, ma a livello direi globale, ahimè, il rischio di insuccesso è dietro l'angolo, anche perché la tecnologia fontina è molto soft, molto leggera, molto rispettosa della materia prima, ma non pone al riparo, ecco, dei difetti. Noi poi abbiamo fatto anche delle pubblicazioni, dei poster, in cui si vedono i principali difetti a cui può andare incontro il formaggio, per il quale, ecco, l'aggiunta e la gestione in tecnologia delle quantità idonee di fermento possono aiutare a contenere, limitare, se non del tutto escludere, certi difetti, a vantaggio poi dei pregi che dà il latte appena munto, il latte crudo. Una volta che abbiamo fatto tante prove sperimentali al nostro caseificio, siamo andati anche nei caseifici, dopo che eravamo abbastanza sicuri ovviamente di quello che andavamo a fare, anche in altri caseifici. Quindi, diciamo, trasferire tecnologicamente quello che era il fermento sperimentale anche in condizioni reali, in condizioni di campo. E lì è stato, direi, il passaggio chiave, dove si è visto che effettivamente la risposta della tecnologia, quindi dell'esito della fontina all'aggiunta del fermento, era sicuramente un qualcosa di positivo. Dal punto di vista sperimentale è molto semplice la sperimentazione. Si prende lo stesso latte e si mette in due caldaie. In una caldaia non si aggiunge il fermento, nell'altra si mette il fermento, dopodiché si fa la lavorazione. Si stagionano le forme parallelamente, dopo 90-100 giorni si taglia le forme, si fanno le analisi, si guarda e si riscontra se c'è effetto e se l'effetto è positivo, migliorativo o meno. Bene, così è stato. Ora sto banalizzando il lavoro che è durato quasi una decina d'anni. Talvolta è difficile far capire questo, perché poi chi fa le cose vorrebbe la soluzione, la ricetta subito. Fare ricerca e sperimentazione, se la si vuole fare bene, richiede scrupolo, richiede comunque precisione, richiede del tempo, richiede dei soldi. E questo è stato fatto. La soddisfazione è stata quella di mettere a punto una coltura selezionata, quindi una miscela, che insieme ad altre, perché la fortuna nella fortuna è che effettivamente esistono due o tre miscele diverse a disposizione dei produttori di fontina a seconda delle situazioni, delle condizioni, ecco, è stata quella di concretizzare il lavoro di ricerca che, vi ricordo, è partito dalla parola biodiversità. Ok, salvaguardiamo, raccogliamo, vediamo, studiamo, ma soprattutto facciamone qualcosa di utile. E quello che è la soddisfazione del ricercatore che fa ricerca non di base, ma ricerca applicata, come facciamo noi all'Istituto Agricolo Regionale, è di poter contribuire in modo tangibile, concretamente, al miglioramento di qualcosa, in questo caso della qualità della fontina. Ecco, questo per concludere, devo dire, è un lavoro che poi ci ha dato spunto per altri approfondimenti. Attualmente stiamo lavorando sulla microflora lattica, sempre su batteri lattici, di un altro formaggio valdostano, la Toma, formaggio DOP, che per noi addetti ai lavori è un altro mondo come microbiologia e come biodiversità. Sembra anche vero che due formaggi che vengono fatti praticamente tutti i giorni, talvolta anche negli stessi locali, nelle stesse, possano richiedere delle differenze, non solo nella ricetta di esecuzione, ma proprio nella microflora. Ecco, queste colture che vi ho fatto vedere sono quelle che stiamo testando attualmente su Fromazzo. Mi piace dire anche che proprio in questi giorni stiamo mettendo a punto su un progetto, tra l'altro di ricerca finanziato, anche delle miscele di microflora selezionata da yogurt. Quindi l'idea, magari non geniale, ma a nostro avviso abbastanza innovativa in ambito valdostano, è quella di andare a fare uno yogurt, quindi un latte fermentato, con latte locale, quindi con latte di vacche di razza locale che hanno pascolato su farraggi locali, andando a mettere i famosi fermenti lattici che usa l'industria, non facciamo nomi ma li sappiamo tutti, anziché quelli,
quelli che fanno capo alla nostra cepoteca. E lì di nuovo il grande lavoro del laboratorio. Ormai poi ci sono tecniche oggigiorno talmente avanzate per cui si studia il DNA di questi microrganismi. Ecco, questo per dire che comunque la ricerca è in evoluzione, è partita dal principale prodotto, lattiero caseario, e forse di tutta l'agricoltura, non forse, dell'agricoltura valdostana, per poi travasare queste esperienze di ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico anche su altri formaggi o su altri prodotti di trasformazione del latte. Bonjour à tous, je m'appelle Gervais Mathieu, je travaille pour l'Institut agricole régional de Host. Dans cette école, je m'occupe des activités pratiques et en plus je suis professeur pour le cours professionnel, le cours de 3 années du professionnel pour les productions animales. Aujourd'hui on est ici à Châteauverdun, une exploitation dans laquelle l'Institut agricole régional est locataire avec les chanoines du Grand Saint-Bernard. Et on est ici pour parler des 3 races autochtones du Val d'Ost, c'est-à-dire la Pirouge valdotaine, la Pinoire valdotaine et la Châtaigne valdotaine. Alors avant de vous illustrer les 3 races et de parler de ces 3 races, à mon avis c'est important de parler aussi de notre région. On sait tous que notre région il a une surface totale d'environ 325 000 hectares. Entre ces 325 000 hectares, on a 40 000 hectares de pâturage et 10 000 hectares de prairies de fauche permanente. Donc ces 50 000 hectares, ils sont proportionnés sur 52 000 hectares destinés à l'agriculture. Donc on voit comme l'élevage des vaches, l'élevage des bovins, mais aussi des autres races, il est très important pour maintenir notre terroir. Et donc, en parlant de cette 3 races, je commencerai par parler par la Pirouge valdotaine, comme vous pouvez voir dans les images. Alors, de Pirouge valdotaine, en Vallée d'Aoste, dans ce moment, on a environ 21 000 bêtes présentes. La Pirouge valdotaine, il est caractérisé par une double aptitude, c'est-à-dire il est une bonne race soit pour la production du lait, soit pour la production de la viande, même si dans les dernières années, la sélection il est en train d'aller dans la direction de la production du lait. Comme production du lait, on a une production environ, selon les statistiques de l'Association régionale des éleveurs du Val d'Ost, environ on a une production sur les 4000 kg de lait produit en 305 jours. 305 jours, c'est la lactation standard d'une vache, donc on parle environ de 10 mois. On parle d'un lait de très bonne qualité, soit du côté des protéines, soit du côté de la matière grasse. Et si on voit la Pirouge valdotaine, il est distinguable des autres races par son manteau, par son couleur. On parle d'une vache Pirouge, donc d'une vache tachetée. Elle est caractérisée en particulier pour le fait d'avoir une tête toute blanche et la partie restante du corps il est tacheté avec un blanc et une partie rouge qui d'habitude il est sélectionné pour tendre à un violet, donc un rouge très foncé. Comme poids, on peut voir que cette vache c'est une race très petite si on va à faire une proportion avec la Holstein par exemple. C'est une race très très trapue, très petite, qui a un poids moyen qui s'approche aux 500-550 kg de poids vif. Donc il est une race très acte et très disons efficace sur les pentes de haute montagne. Parce qu'on sait aussi que notre région, comme altitude moyenne sur toute la surface utilisable, il a une altitude moyenne de 2100 mètres. Et donc on a besoin d'une race qui est capable d'aller pâturer au plus haut sommet jusqu'à 2500 mètres, donc jusqu'à la limite des glaciers. Comme origine, cette race il prend son origine des populations des bovins du nord, donc il arrive du nord cette race, et il est une cousine, si on va regarder l'ADN, il est cousine à la Louaine de la Simmental. Donc en effet avec la Simmental on a des caractéristiques qui sont en commun, par exemple celle du manteau. Les autres deux races qui sont présentes en Vallée d'Aoste, ils s'appellent Pinoir valdotaine, est la race moins représentée. Malheureusement, on a plus qu'environ 664 sujets
actif dans comme population. Et on a aussi la châtaigne valdotaine avec environ 11 000 sujets présents dans notre région. Ces deux races, ils sont enregistrés au même registre anagraphique, mais ils ont deux livres généalogiques différents, donc ils suivent deux sélections différentes. Alors, ils sont tous les deux aussi des races à double aptitude, comme la Pirouge, bien évidemment, des races qui sont très favorables à l'exploitation de nos alpages. On rappelle aussi que dans notre région, on a environ 350 alpages en activité et on a le 90% des vaches qui sont alpées aux alpages. Donc, en parlant des vaches, on parle soit du bétail jeune, soit des vaches adultes en production. Et on arrive à avoir environ 13 000-14 000 vaches productives à l'alpage dans la période de l'été. Si on regarde la châtaigne ou la pinoire, dans ce cas, on voit qu'on a à nouveau une race trapue, très robuste, très apte à pâturer des pentes et des endroits très difficiles. Si on la confronte à d'autres races, une race qui est capable de survivre dans des conditions où il n'y a que de l'herbe à pâturer, en haute montagne, quand d'autres races comme la Holstein ils ne seraient pas capables de faire ça. Et dans cette condition, il est capable encore de donner du lait. Comme production, on a une production légèrement plus basse par rapport à la Pirouge. On a une production moyenne aux alentours de 2 900 à 3 000 kg de lait par lactation, donc on parle toujours des 10 mois, des 305 jours. Comme caractéristique de la châtaigne, une curiosité de la châtaigne par rapport à la Pirouge, c'est une race qui a, il tend à établir une hiérarchie dans le troupeau. Donc, entre elles, dans des fois, ils peuvent rassembler très agressives, mais c'est une caractéristique que, à mon avis personnel, la hiérarchie, c'est un moyen que la nature il a étudié pour éviter de gaspiller des énergies pendant la saison estivale. C'est-à-dire, les animaux, à la première fois qu'ils se rencontrent quand ils sortent de l'écurie au printemps, quand on a les mélanges du printemps, où on a les grands inalpes dans les alpages pendant l'été, en se rencontrant, les vaches entre elles, ils se luttent et vont établir une hiérarchie. Donc, dans le troupeau, on aura une reine, on aura une deuxième, on aura une troisième, on aura toute une suite. Et par exemple, quand deux vaches ils vont se rencontrer, si on a une vache qui est déjà dominante par rapport à l'autre, celle-là qui est dominante, il reste ferme, l'autre il va partir devant. Et ça, il permet à la vache dominante d'être la première à brouter l'herbe meilleure, la première à aller à l'abreuvoir et la première à rentrer dans l'écurie. Ce fait, en plus, dans notre région, il est exploité, on peut dire, dans des concours organisés qui s'organisent depuis l'année 58, donc c'est 61 ans, qui viennent organiser des concours organisés qui s'appellent les batailles de reines. Cette vache, en moyenne, il peut avoir un poids toujours entre les 500 et les 600 kg de moyenne. Et il a une cousine qui s'appelle la race de Rhin, qui se trouve jusqu'ici derrière, dans le Valais, en Suisse, et dans la Savoie, en France, qui vient appeler avec d'autres noms, vu qu'il se trouve dans notre pays. Mais au fond de nos cœurs, on sait bien qu'on a eu des échanges avec ces deux régions depuis la nuit des siècles. Et donc, on parle de deux races avec deux noms différents, mais on parle tout à fait de la même race et des mêmes vaches. Retournant sur la pinoire valdotaine et la châtaigne, pour ce qui concerne leur origine, eux, ils ne sont pas descendants des populations du Nord, comme la Pirouge, de laquelle on a parlé avant, mais ils sont descendants des populations indigènes qu'ils ont colonisé depuis la nuit des temps les Alpes. Donc, ils sont tout à fait des races au 100% autochtones. En continuant en parlant de ces trois races, on a dit qu'ils sont sélectionnés de plus en plus pour la production du lait, même s'ils sont des races à double aptitude, parce que malheureusement, la rémunération de la viande est de plus en plus faible. Et donc, c'est important de souligner le fait que pour la production de la fontina AOP, donc la fontina c'est une appellation d'origine protégée, il est écrit sur le cahier des charges que l'origine du lait doit être une origine du lait de la vallée d'Aoste et surtout dérivant des trois races autochtones, donc de la Pirouge, de la Pinoire et de la châtaigne valdotaine. Maintenant, ce troupeau il restera ici à Château-Verdun jusqu'environ à moitié octobre. Et après, il pourra regagner la plaine, retournera dans la ferme de Montfleury, donc de la ferme qui se trouve tout aux portes de Aoste. Et
on peut imaginer qu'une année d'agriculture va se terminer et il recommencera avec une renouvelation du troupeau, avec les premiers veaux qui iront naître et l'hiver qui sera aux portes.